Semplicemente ho avuto un merito, cioè andare a leggere le norme del diritto sportivo, perché come sai le insegna l'università in tempi non sospetti, cioè quando nel 2006 tutto sembrava deporre contro Moggi, contro la Juventus, contro una cupola, un associazionismo dilagante nel sistema sportivo, io semplicemente dissi che probabilmente la frettolosità con cui il processo sportivo si era celebrato avrebbe nel corso degli anni offerto il fianco ad una necessaria revisione del processo sportivo. Gli elementi che stanno pian piano emergendo dal processo di Napoli stanno dimostrando che si dovrà tornare in sede sportiva, perché la Juventus, Moggi, diciamo in qualche modo coloro che vennero additati come non solo i beneficiari, ma anche come dire, gli organizzatori di un sistema illecito, in realtà non sono stati tali. Certe modalità probabilmente deontologicamente scorrette, ma erano modalità diffuse. E allora vale il principio per cui se tutti sono colpevoli, tutti devono essere puniti. Ricordo che la Juventus e Moggi vennero, come dire, penalizzati con delle sanzioni estremamente gravi. E questo venne fatto in ragione del fatto che la Juventus e Moggi vennero considerati come i fautori di un meccanismo, cioè non soltanto coloro che hanno utilizzato certe modalità, ma come coloro che avevano proprio organizzato un sistema. Che l'avevano promosso. Esattamente. Questa teoria, che ovviamente la Procura federale in qualche modo istruisce, che trova ospitalità nelle sentenze sportive del 2006, consente di differenziare le posizioni. Lazio, Milan e Fiorentina vengono lievemente penalizzate perché utilizzano semplicemente un sistema, la Juventus e Moggi vengono massimamente penalizzati perché di quel sistema sono gli organizzatori, quando invece risulta palese che in realtà certe modalità, certe frequentazioni, certe abitualità erano assolutamente diffuse, non solo. Paco, noi abbiamo un po' di domande perché oggi devo dire che in tutte noi viviamo a Roma e sentendo Ti le radio. chiediamo solo di essere molto Sì, stringato perché purtroppo il purtroppo. tempo è poco oggi. Allora. La cosa fondamentale, come può la Juventus, nel caso che Tecnicamente. riappropriarsi tecnicamente, cioè secondo diciamo, il diritto sportivo, dei due scudetti che gli sono stati tolti? Semplice, il processo sportivo del 2006 irroga nei confronti della Juventus una serie di sanzioni. Alcuni di questi effetti sanzionatori sono irreversibili. La Juventus è andata in Serie B, la Juventus ha dovuto perdere il parco giocatori, la Juventus non ha potuto fare la Champions League. Poi ci sono degli effetti per fortuna reversibili, cioè una sanzione che è consistita, come ben sapete, nella revoca di due scudetti è una sanzione reversibile. Azionando il meccanismo della revisione in sede sportiva con un semplice ricorso, la Juventus potrebbe sostenere questa tesi. Alcuni nostri dirigenti hanno intrapreso un'attività che era comune a tutti i dirigenti sportivi, per cui al massimo si sarebbe dovuta allineare il regime sanzionatorio in capo a Moggi e alla Juventus, come in capo a Galliani al Milan, nella Valle della Fiorentina lo titola Lazio, quindi la Juventus al massimo avrebbe dovuto avere Ti faccio qualche una punto di domanda. penalizzazione, ma non la revoca e non la Serie B. Ti La Serie faccio una B domanda. purtroppo se l'è fatta, la revoca degli scudetti può essere annullata. Paco, ecco, rispondimi a questa, poi do spazio agli ospiti se ne hanno. Allora, chi può agire? Solamente la Juventus o anche associazioni tifosi, che ne so, azionisti, azionisti di minoranza, non so, Cioè, chi è che ha la titolarità a fare La ricorso? legittimazione Allora, in sede sportiva legittimazione purtroppo possono agire soltanto i soggetti tesserati, quindi, o affiliati nel caso delle società. Quindi in questo caso l'associazionismo sportivo non potrebbe surrogare un'eventuale posizione omissiva da parte dei dirigenti della Juventus. Quindi questo purtroppo è un dato di fatto. La giustizia sportiva è una giustizia di carattere associativo, solo i tesserati possono adire i giudici sportivi. Quindi Per solo ora chi ha titolarità. chi ha la legale rappresentanza della Juventus, Certo, mi fondamentalmente. pongo un problema però, che sottopongo anche a voi. Qualora dal processo di Napoli emergesse, come mi sembra che il dottor Bergamo abbia già anticipato, comunque di una attività anche di altre società,
non emersa nel periodo di indagine della Procura federale, quindi nel 2006, questo dovrebbe obbligatoriamente spingere la Procura federale, visto che quell'illecito non è caduto in prescrizione. Ecco, questo anche, puoi chiarire sulla prescrizione, scusaci, Paco. Non è intervenuta la prescrizione su quei fatti, non è ancora intervenuta la prescrizione, che è pari a 8 anni, per cui c'è una notizia criminis, cioè da un processo statale, quindi come dire un processo che ha il crisma della solennità e dell'autenticità, emerge un fatto rilevante per l'ordinamento sportivo, in ragione del quale un soggetto, una società, un dirigente precedentemente estraneo a un coinvolgimento deve essere sottoposto a procedimento disciplinare. Su questo le norme sportive sono chiare, la Procura federale ha l'obbligo di agire. Per quello per concludere invece la risposta in ordine alla domanda che mi ha formulato Antonello, ecco, sul piano sportivo le associazioni sportive, i tifosi non possono agire, possono però, come dire, muoversi su un piano diverso, e cioè l'eventuale inerzia da parte dei dirigenti della Juventus comporterebbe secondo me un profilo di mala gestio. Cioè ricordiamo che la Juventus è una società quotata in borsa e molti tifosi sono piccoli azionisti, hanno visto il proprio titolo deprezzarsi, non dico in ragione della condotta accertata come illecita dalle sentenze del 2006, ma soprattutto dal mancato ricorso al TAR, ricordate quello che avvenne nel settembre del 2006. Quindi in questo momento se i dirigenti della Juventus, come dire, non si tutelassero in sede sportiva come potrebbero, secondo me si potrebbero esporre ad un'eventuale azione di responsabilità da parte dei... In sede civile, quindi, là, in sede civile. Penso di sì. Ok, una domanda di Michele Ibrago. Ti chiediamo un minuto solo perché non abbiamo più tempo, purtroppo. Sì, avvocato, le chiedo questo. Uno degli elementi, diciamo, di difesa di Moggi è stato, il suo canovaccio è stato quello che lui si difendeva da un potere politico da una parte, che era rappresentato e mediatico da Berlusconi, e un potere finanziario di Moratti. È ancora questa, diciamo, la sua opinione, oppure col tempo si è un po' modificata? Allora, guardi, questo attiene ad una parte del processo di Napoli che è ancora in corso, e quindi per rispetto dei colleghi che stanno lavorando su quel processo e soprattutto di giudici che dovranno esprimersi, non mi sento di formulare una opinione in merito. Dico che però questo elemento ha avuto indubbiamente il suo peso in sede sportiva, che è la sede che invece, come ricordava il collega Zampini, mi compete, per cui le posso dire che qualora si dovesse tornare in sede sportiva, questo elemento indubbiamente verrà preso in considerazione.